Amici di Enjoy Television, sabato notte, questa volta siamo venuti vicino a Biella per One Night with DJ Ralph al Coco Club. Amici di Enjoy Television, questa notte siamo vicino a Biella, siamo al Coco Club. Mister Ralph, buonasera. Come va? Buonasera. Buonasera. Bene, tu come stai? Bene, bene. Come è iniziato questo 2012? Ma io... bene, almeno non mi accorgo neanche questi cambi di... Non ci faccio caso. Di anno. Sì. Ci faccio caso se mi guardo allo specchio, ma quelli sono cambiamenti che si vedono con un, diciamo, di 5 anni in 5 anni, perché da un anno all'altro le rughe sono sempre quelle più o meno. Per il resto, dai, mi sembra che conta che ogni tanto mi chiedi cosa faccio, cosa non faccio, qualche anno ormai. Sì. Quanti? Una decina? Sette. Sono sempre lì. Think it's time to put an end to it. Try to clean my hair again. Start to read. Stasera siamo nella provincia di Biella, una zona che non conosci, quindi una zona nuova. Però fanno il riso buono qua, no? Sì, coltivano il riso buono. Siamo vicino Arborio. Esatto. Anche se il mio preferito non è Arborio, diciamo. Qual è? Il Carnaroli, che però lo fanno sempre qua. Ma anche l'Arborio, i due preferiti sono il Carnaroli e l'Arborio. Bravo in cucina? No, non partito, sono bravo a mangiare. Però i risotti mi vengono bene, mi piace farli. So fare i primi, i secondi non sono capace. A parte se insomma, due uova, sì, anche una bistecca. Però se devo fare robe al forno, non sono capace neanche accendere il forno. Però il risotto dirò che mi ha dato le sue soddisfazioni. Keep control of me. Try to keep the frequency. Però parlare di queste cose alle 2 del mattino. Cioè, io ho mangiato una mela che io di solito la mela guarda, devo aver proprio fame per mangiarla. Ecco. Perché non sono così salutista da mangiarmi le mele quando ho fame. Io mi mangio le pagnottine quando ho fame. Proprio carboidrati. Beh, belli. E mortazza, salato. Magari un po' scaldato. No, la mortadella non mi piace calda. Dobbiamo parlare. Io ci sto, no. No, a me guarda, per... mi a nozze. Perché? Guarda, allora, insomma. Se dobbiamo parlare di cucina, di mangiare invece che di musica, io sono felice per una volta. Ma sai cosa? Che di musica parliamo sempre di ma musica. Ma guarda, io sono felice. Cosa vuoi sapere? I'll break up all the things behind me. Going on. No, però cambiamo un attimo discorso, perché mi hai fatto... No, la gente vuole sapere. A parte la gente vuole sapere, mi hai fatto venire una fame allucinante, quindi cambiamo argomento. Bella ciao, versione 2012. Ma è come gli altri anni, va molto bene, anzi, ringraziando il Padre Eterno, ogni anno va meglio. E abbiamo mantenuto lo stesso identico format, sia per una questione di pigrizia e di comodità, perché di solito si dice quando una cosa funziona è meglio lasciarla come funziona. Io non sono di quelli che c'ha questa frenesia, no? Però facciamo una cosa nuova, persona la gente alla fine non è che vuole, cioè non è che la gente viene a ballare perché dice vediamo un po' cosa mi ha messo oggi, che sì, ce ne può essere qualcuno, qualche persona che magari è interessata a questa, io lo rispetto, però secondo me di sostanza la gente ha voglia di andare a ballare la buona musica, che ci sia una situazione rilassante, che ci sia gente che sorrida, che non ci siano problemi, insomma che ha voglia di sentirsi a suo agio, per cui non sono di quelli che c'ha questa attenzione, no? Un club è un club, secondo me deve essere, io sono di quella scuola lì che i club per ballare devono avere delle caratteristiche tipiche dei locali che sono fatti per ballare, così come una macelleria deve avere delle caratteristiche, uno studio di un dentista ha altre caratteristiche, una discoteca deve avere una buona acustica, deve avere un buon impianto, deve avere la pista capiente per quello che vuoi fare tu, una buona console, un buon bar con dei prodotti buoni,
Noi abbiamo anche scelto di muoverci su una linea abbastanza, diciamo, economica, per cui te l'avevo già spiegato, la roba è abbastanza a buon mercato, perché secondo me per questo momento specialmente è giusto sia così, ma comunque in genere secondo me è giusto, cioè volevamo togliere questa sensazione che andare a ballare fosse, insomma, bisogna mettere i soldi da parte per due settimane, ecco, invece alla fine, ma mi sembra che sia un po' stia passando un po' in giro questa logica, no? Ricorda agli amici di Enjoy Television quando e dove si svolge Bella Ciao? Bella Ciao è ogni due settimane, ogni due domeniche all'Urban a Perugia. Una domenica sì, una domenica no. Ci sono io e poi ci sono dei miei amici che suonano. Alcuni che sono sempre quelli, altri che vengono da fuori, ma sempre con un clima piuttosto, diciamo, amichevole. Non è... Arts and Friends. No, così non mi piace. No, non lo schiamo neanche nei biglietti chi suona. La gente sa che quando viene lì sente musica che va bene, insomma, dopo sanno quello che si suona, per cui chi non gli piace è come dappertutto. Ma non è quanto sono lungo io. Come vanno i ragazzi? La tua squadra? Ma li seguo un po' meno adesso, perché io la domenica è successo un po' di settimane che molte settimane che non ci sono stato, per cui le partite non le ho viste. Li vedo lo stesso perché vedo il mister. Ma siamo in seconda, metà classifica. Da quest'anno non si poteva pretendere. In tre anni abbiamo vinto un campionato, siamo dalla terza alla seconda. Se tutto va bene lo vinceremo il prossimo anno, speriamo. E allora speriamo nel 2013. Ralf, andiamo. Adesso tutti a toccarci i coglioni quelli della mia squadra. Ma se non lo vinciamo è uguale, tanto il divertimento di una squadra di dilettantistica è andare alle partite, fare le cene, seconda, terza, prima, non è che tanto quello è. Oggi abbiamo parlato di cucina, la prossima volta parleremo della tua giornata tipo, però adesso ti devo lasciare andare perché sennò mi... Ah, lì facciamo subito. Cioè, veloce. No, era una battuta. Lì faccio su, cosa vuoi che faccia? Io ogni tanto non faccio un cazzo, sto lì a casa. No, scherzavo. No, c'è da parlare anche in quello. Però sicuramente abbiamo più, cioè ti parlo più se mi chiedi di cucina che della mia giornata tipo. Molto più argomenti, parlare della mia giornata tipo alla fine. Uniamo, io sono pigro, per cui tutto, la prossima volta magari mi darai il menù di Pasqua. Ciao, enjoy, state bene, divertitevi.